Mezzogiorno di Focus. Eccoci qua, siamo tornati con Mezzogiorno di Focus il sabato e la domenica alle 12 alle 18 su Radio Icaro. È finita l'operazione? Che operazione? La scorsa settimana stavate operando Andrea Polazzi, professore, no. Questa settimana no. Questa settimana siamo a posto. Esatto. Allora, l'appuntamento di Radio Icaro, Icaro TV con la scienza, con i tre scolaretti che nonostante la scuola sia terminata continuano con le lezioni a distanza, e il professore Andrea Polazzi. Posso dire che l'apprendimento non finisce mai? Io non la picchio perché ha gli occhiali. Io sono avanti di un anno con lo studio. Sì, certo. Vorresti. Quindi dottore, stia più qua perché sono altrimenti l'inquadratura la penalizza. Salve. Secondo. Okay. Da dove partiamo? Non so da dove vuole lei, professore. Volete partire noi dalle emozioni? Pendiamo dalle sue labbra. Emozioniamoci. Allora, ditemi. Ma scusa, la base dell'emozione è chiaramente questa, no? Qual è l'emozione più fugace? L'amore. La pizza. Ma non è un'emozione. La pizza invece lo è. È la sorpresa. Vabbè, giusto, sì. Che per definizione non può durare a lungo. Certo. Se no non è più una sorpresa. Una volta elaborata l'informazione che ci ha stupito, subentrano infatti altre emozioni. Tipo la noia. La paura. La gioia. L'ignazia. La delusione. La sorpresa segnala che qualcosa degno di attenzione è caduto e predispone l'individuo ad una maggiore concentrazione. Quindi potremmo dire che la vita è un alternarsi tra sorpresa e tedium vitae. Sì. Allora, una domanda. Anche molto, solo tedium vitae. Molto interessante. Cambiamo la base, però, è finita no, la. Devo aspettare l'emozione. Devo aspettare il tema. Il nuovo argomento. Perché l'uomo è l'unico animale con i glutei. A parte che secondo non è vero, ci sono gli animali hanno delle scimmie che ne fanno anche un vanto. Scusi, ad esempio, vedete, dal maiale si ricava il culatello. Esatto. Se non ci fossero i glutei non si ricava. A differenza di altre scimmie antropomorfe, sì, l'uomo è dotato di un muscolo che voi conoscete bene. Sì. Il gluteus maximus. È quello, è quello per rompere le noci. Lei può farci quello che vuole. Particolarmente. Io non lo faccio, però questo. Particolarmente grande e robusto. Si tratta di una delle conseguenze dell'acquisizione della postura eretta. Ah, okay. E pensavo invece dipendesse dal fatto di star molto seduti. Procedere su due piedi con l'inevitabile ristrutturazione dello scheletro ci ha infatti consentito, rispetto alle scimmie, una migliore economia nella camminata e soprattutto nella corsa. Sì. L'uomo è infatti una delle specie più efficienti nella corsa di lunga durata. Rossini so che va sempre a correre. Sì, è un runner. E il gluteo è il muscolo indispensabile per stabilizzare il tronco mentre si corre. Se no sto tronco come fa? No, infatti. C'è anche però un'altra ipotesi. Secondo questa il gluteo si sarebbe sviluppato in conseguenza del piegamento all'indietro del bacino per facilitare il parto. Ma come si... Scusate, ma come si corre senza glutei? Il muscolo... cioè, diventi un'elica e giri? Il muscolo del gluteo, che nelle scimmie antropomorfe è sul fianco... Certo... si sarebbe quindi spostato di... Cosa sta accadendo? Sto immaginando le robe che quel deficiente si di là. Si sarebbe quindi spostato dietro, assumendo anche la funzione attuale di controllo della postura. Ok, bene. Molto, molto interessante. Altrimenti avremmo delle chiappe laterali se non fosse, se non ci fosse stata questa evoluzione. Per lateral fortuna. Gluteus. Allora, passiamo agli animali, so che vi interessa. Ah, animali. Finora di cosa abbiamo parlato? Gli ippopotami sì. sono invasivi? Abbastanza. Sono anche abbastanza. Se te li trovi in fondo al letto, sì. Secondo me sono un po' invasivi. Anche invadenti. Bravi, ebbene sì. Ebbene sì. Lo segnala il biologo Jonathan Shurin. Ma l'abbiamo segnalato anche noi, se per questo. Dell'Università della California a San Diego. Sì. Shurin. È accaduto con i quattro ippopotami che il boss della cocaina colombiano Pablo Escobar aveva portato nello zoo della sua fazenda di Puerto Triunfo. Una brutta fazenda. E che dopo la sua morte nel 93 sono stati lasciati liberi. Ora sono diventati 80. Mamma mia, ci sono andati da fare. Ragazzi, in Colombia c'è l'aria buona. No, infatti. Nei laghetti dove passano la giornata, la quantità dell'acqua è diventata la qualità dell'acqua è diventata pessima perché è invasa da alghe e batteri fertilizzati dalle loro feci. No, pensavo che gli dessero da mangiare altro, visto questo l'ex provoca padrone. Anche una mancanza di ossigeno dovuta all'eccesso di materia organica in decomposizione che danneggia proprio l'ecosistema dei laghi. Lasciati a sé, in 20 anni gli ippopotami di Escobar diventeranno 1000, con un impatto ambientale crescente e problemi di sicurezza, visto che in Africa quella specie uccide 500 persone l'anno. Ma che facciano qualcosa. Ma esatto, posso dire una cosa che magari gli animalisti non apprezzeranno, ma abbatterli?
a regolamentare la loro presenza, si dice. No, basta, censuriamo questa parte. Ci dissociamo, noi siamo assolutamente pro vita animale. Cioè, poi quando un ippopotamo le corre incontro, voglio dire, come pro ippopotamo. Perché le mosche volano sempre sotto il lampadario? Ah, no, pensavo da un'altra parte. Anzi, perché no, c'è la luce, Polazzi. Scusate, voglio cambiare sigla. Perché la mosca... Com'è l'associazione? Perché la mosca, come la zanzara, fa parte della tua casa, stai lì, ci convivi. No, semplicemente sotto il lampadario perché c'è la luce, sono attirate da quella, no? In uno spazio ristretto e chiuso, come quello di una stanza, sì, le mosche o stanno ferme, appoggiate sui muri, sui mobili o sugli avanzi di cibo, oppure girano in circolo per meglio sfruttare lo spazio disponibile. Certo. Poiché però i lampadari si trovano normalmente al centro degli spazi domestici, abbiamo l'impressione che ci girino sempre sotto e intorno. È una coincidenza! In realtà, se noi mettessimo il lampadario in una posizione decentrata della stanza, comodissimo, loro non ci girerebbero. Le vedremo continuare imperterrite a volare lungo il perimetro della camera. Ah, ok. Ad attrarle all'interno della stanza, d'altra parte, non è il lampadario, no, ma soprattutto sono gli odori di cibo e di sostanze organiche. È infatti sufficiente appoggiare dei dolci o della frutta matura su un ripiano per verificarlo. Trovano interessante anche l'umidità e la temperatura dell'ambiente. La luminosità e in particolare l'assenza di correnti d'aria. Bene. Che le infastidiscono parecchio. Bene. Il loro volo dunque spazia in tutta la stanza in risposta agli stimoli presenti. Ma che notizia interessante. Riguardate il film La Mosca, che è molto estivo. Sì. Però ecco, se al posto di un lampadario appendo un prosciutto, a quel punto la mosca ci girerebbe attorno. Sì, sì. I granchi si stanno sciogliendo. Di solito, quando li metti in padella, dopo un po', quella polpa lì tende a sciogliersi. Infatti allora, dici, gli ippopotami non si toccano, i granchi però si buttano in padella, eh? Vivi. Complimenti. La prossima volta che la vedo mangiare del pesce, la denunzio. La querel denunzio. Parliamo di cose serie. Sì, certo. Scusate, Scusi lei, professore. L'alto livello di acidità anche perché vanno nella pentola camminando lateralmente. La musica sotto un po'. L'alto livello di acidità raggiunto dalle acque del cos'è sta base? Del Ghetto anziano? No, questa base è una base che ti mette un po' di ansia. Il granchio che si scioglie, no? Prego, prof. No, ma è grave perché l'alto livello di acidità raggiunto dalle acque dell'Oceano Pacifico sta dissolvendo il guscio dei granchi. Ai. Conosco persone che hanno fatto viaggi in barca contro la plastica in mare e poi invece se ne fregano si parla dei granchi. Ma possiamo dire, lo fanno. Possiamo dire che non c'è più carapace per i granchi? A scoprirlo sono stati gli scienziati del NOAA. Blue NOAA, l'agenzia federale statunitense che si occupa di oceanografia, meteorologia e climatologia. No, è una cosa seria. Hanno studiato dal 2016 i granchi della specie Granchius granchius. Meta è della quarta, quindi granchius meta granchio, il meta Carcincus magister. Ho avuto un attimo di paura. Carcincus. Visto che abbiamo già parlato di glutei, pensavo fosse un gioco estivo. Il Metacarcincus magister. Sì. Conosciuto anche come granchio di del maestro, è la versione popolare. Granchio Dungeness. Ah beh, Dungeness. Dungeness and Dragons. Hanno rilevato un decadimento del carapace degli esemplari larvali che ne danneggia gli organi sensoriali. È colpa del pH sempre più acido che si incontra negli oceani. Io mi fermo. Ci abbiamo scherzato, ma è una bruttissima notizia. Bisogno di una pausa perché oggi siete indisciplinati. Non è vero, siamo indisciplinati perché qualche giorno fa, esattamente il 24 di giugno, il nostro grande maestro Domenico Bini, grande musicista, grande rockstar, ha compiuto 60 anni. Auguri! Auguri maestro, e quindi noi vogliamo celebrarlo con uno dei suoi più grandi successi, Il Vulcano! Auguri! Questa canzone la ascolterei per ore e ore e ore e ore. Il vulcano! Il vulcano! Il vulcano!
vabbè, invece purtroppo è terminata e dobbiamo tornare alla scuola e alla scienza. Tra l'altro la canzone lanciava un messaggio al professor Andrea Polazzi: ma lei a quel paese ci va? Mi ci mandano. Sì, ma ci va oppure ce la mandano e basta? Mi trattengo ancora un po'. E io piango come un vulcano allora. In cosa è diversa la pelle di uomini e donne? I peli. No, ce li hanno tutti e due. Però la quantità. Secondo me nella porosità. La quantità. Secondo me nella setosità. Quella degli uomini è un po' più dura. La granulosità. Esatto, sotto l'effetto del testosterone, l'epidermide dell'uomo può essere fino al 25% più spessa di quella femminile. Vedi, gli uomini hanno la pellaccia dura. Ed è anche più ricca di fibre di collagene, la proteina che rende i tessuti elastici, che le dà una maggiore resistenza. Il testosterone causa un addensamento dello strato corneo della pelle, quello più esterno, che comunemente chiamiamo cute, rendendo anche la superficie più ruvida. Testosterone! Testosterone! Il passaggio successivo è quello delle setole. No, il passaggio successivo è chiedervi se l'odore del corpo cambia con l'età. Sì, secondo me. Adesso non mi sbilancio, però no, sì. Ma secondo me più si va avanti più aumenta quello della decomposizione. Anche secondo me. No, ma non è decomposizione, è come la pelle risposta, del bambino. La risposta è sì, ma non in modo sgradevole come comunemente si pensa. Ma guardi, per esperienza devo dire che è sempre comunque più sgradevole più avanti vai. L'odore del corpo è dato da una complessa combinazione determinata dall'attività batterica delle sostanze prodotte come dalle pute hanno questi barbari. Dalle le sebacee e sudoripare e soprattutto dall'alimentazione e inoltre cambia appunto col passare degli anni, lo fa in modo così percettibile che secondo uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Plus One possiamo riconoscere l'età di una persona annusandone la roba. Certo. Lo faremo prossimamente. L'esperimento che lo ha dimostrato si è avvalso delle magliette che alcuni volontari di età diverse hanno indossato per 5 notti di seguito. No, vabbè, dai, ciao però. Un secondo gruppo di partecipanti allo studio è stato poi invitato ad annusare le magliette e stimare l'età delle persone che le aveva indossate. Spero che li abbiano pagate. Ma sembra uno di quei giochi che si fanno ai matrimoni. Ma gli studi in cui invece li facevano bere no, fino a stordire. Capire se la birra fa peggio. Sono correlate le due cose. Le risposte sono state sostanzialmente corrette. Invitati ad esprimersi sulla gradevolezza o meno degli odori, i volontari hanno poi inaspettatamente mostrato una netta preferenza per le magliette che erano state indossate dalle persone più in là con gli anni, a dispetto dell'idea diffusa che gli anziani abbiano un odore meno piacevole. Quindi questo ha diciamo scombussolato un po'. Ma penso tutte le credenze. Però dipende anche tanto da quante docce si fanno, eh. Oppure secondo me perché gli anziani prima di andare a dormire si rotolano nel borotalco. Ecco, sì, anche lo faccio anch'io. Anch'io, come gli ippopotami. Quindi siete invasivi. Sì. Il body painting tiene lontani gli insetti? Secondo me sì. Sì. Se usi gli smalti, le vernici saranno repellenti. Alcuni tipi sì, e il migliore nel caso vi interessi. Sì, volevo proprio farlo sabato. Sarebbe quello zebrato. Benissimo. Volevo dire, scusami, forse non ci potremmo sparare con i pallini e vernice qui nel corridoio? Forse dovrebbe essere un'idea. Dovremmo chiedere questa cosa ai Rockets. Sì, esatto. Lo sostiene una ricerca pubblicata su Royal Society Open Science. Addirittura, come l'ha pronunciato bene, professore. Ma quando dobbiamo dipingerci zebrato? Zebrato. Che parte, juventino, insomma. Beh, zebrato, che parte dalla constatazione. Anche nell'azzurro è zebrato. Che le molte comunità indigene in Africa, Australia e Papua Nuova Guinea, in cui si è soliti dipingersi il corpo per motivi culturali, abitano in zone dove sono particolarmente diffusi insetti come le zecche o i cefani. Certo. La pittura del corpo potrebbe allontanarli e diminuire così il rischio di malattie da loro trasmesse come l'antrace o la malattia di Lyme. Quella che sa di limone. Bene, io passerei quindi a un altro quesito. Sì. Va bene, andiamo. Siamo all'ultimo? Siamo all'ultimo, chiediamo. Sì, direi di sì. È vero che l'abito fa il monaco? Ma dai, assolutamente sì. Ma certo che sì. Proprio non ci sono dubbi. Sì. Dicono tutti di no, ma poi alla fine sì. L'abito fa il monaco. Non fa un bel po'. Per il cervello, di sicuro. Sì. Ma per il cuore? E a lui basta meno di un secondo. Non lo so, dipende dalle coronarie. Meno di un secondo per giudicare. Meno di un secondo. Che cervellone? Lo dico io? No. Lo dite voi? No. Lo dice Eldar Shafir. Ma quindi Mularetto, che oggi è vestito di giallo, io lo vedo per la prima volta e ho un limone.
Lo dice Eldar Shafir dell'Università di Princeton. E ha fatto una serie di esperimenti. Ah, sì. Ad alcuni volontari sono state mostrate fotografie di persone vestite con abiti all'apparenza. Un limone. Ma io me le immagino la mattina Shel Shafir che si sceglie e dice: professore, stamattina cosa facciamo? Non riesco a sentirla. Alberici parla con Munaretto. Nonostante gli stratagemmi usati per diminuire al massimo il pregiudizio basato sull'abbigliamento, ad esempio chiedere di non considerare il vestito, pure dare una ricompensa se il giudizio si fosse avvicinato a quello di chi vedeva i visi senza l'abito. Ho comprato la nuova cassina Bluetooth per il banco. Chi vestiva meglio veniva considerato sempre e comunque più preparato e capace di chi aveva l'aria più dimessa. Ah, quindi Rossini millanta. Quando si trattava della stessa persona vestita in modi diversi. Ah, ok. E il bello è che il cervello cataloga in base all'abito chi ha di fronte in un attimo. Le foto infatti venivano mostrate da un secondo a 130 millisecondi, il minimo per rendersi conto di avere una faccia davanti. Ma del resto c'era già arrivato il bardo immortale, una rosa, la puoi chiamare come vuoi, ma sempre una rosa, rosa rimane, parafrasandolo, ecco. E con questa piccola mamma di cultura mi permetto che io vi regalo così e non vi meritate, noi chiudiamo questa puntata di Mezzogiorno di Fox. Io, scusate, ho comprato il libro per le vacanze, così mi posso esercitare. Sì, va bene, va bene. Ecco, peccato che non avremo vacanze. Si lavora tutto agosto. Va bene, torniamo la settimana prossima. Da aggiungere. Prego. Mezzogiorno di Focus.